Andrea Caldora, che oggi non è più in società insieme alla sorella Deborah, e iniziamo ad affrontare questo discorso e questo ragionamento. Poi è arrivata la promozione, sono arrivati momenti comunque di grande impegno per la società e questo discorso non è stato affrontato. Però si badi bene, è il comune che aspetta una proposta da parte della Pescara Calcio, tutt'al più noi la valutiamo, possiamo fare una controproposta, ma io credo che da che mondo è mondo chi ha interesse a realizzare un affare, in questo caso non è un vero e proprio affare, ma comunque mira e punta ambiziosamente alla gestione di un manufatto importante dove si svolgono le principali attività di una squadra di calcio, debba articolare una proposta che sia comunque soddisfacente. Ma ripeto, non per Luigi Alboremascia che non è proprietario della città, io devo rispondere anche ad una quota di città ampia che non segue il calcio, che comunque ha delle aspettative da questa amministrazione. Abbiamo decentinaia di famiglie che hanno problemi di carattere sociale, il calcio è un aspetto importantissimo di questa città, però io devo tenere conto di tutte le esigenze di questo bilancio e di questa città. Ed è chiaro che il calcio ha un aspetto importante, ma non è un aspetto prevalente, io attendo una proposta che fino adesso non è arrivata. Però vorrei che queste polemiche, i giornalisti fanno bene a cavalcarle perché per loro è pane quotidiano. E giustamente riempiono le pagine dei giornali e vendono di più i loro giornali, quindi fanno il loro mestiere. Io non me la prendo con termometro. Il termometro misura la febbre, il problema è curare la febbre. Mi auguro che con la Pescara Calcio si abbia un dialogo e che non ci sia il titolo sparato, perché se poi ci divertiamo a sparare i titoli sui giornali, poi ognuno c'ha qualche freccia nell'arco. Io sono persona ragionevole, ben pensante e moderata. Attenzione però, chi è ragionevole, ben pensante e moderato non è fesso. Non è Quindi si riferisce fesso in questo e caso non è alla disposto a società, si subire. riferisce immagino alla Io sono società. pronto a dialogare, però che sia l'ultima volta che ci sia qualcuno che o negli spogliatoi dopo la partita a caldo perché magari non la si è vinta, o qualcuno che fa le telefonate, perché sennò anch'io magari da qualche dipendente del comune inizio a far fare qualche telefonata Comunque la non è un domenica. problema dei risultati perché a voler essere, diciamo così, cronisti, il Pescara, una partita fra quelle rinviate con l'Empoli l'ha vinta, questo non per correggerla ma per essere, diciamo, per andare a puntualizzare. L'altra l'ha pareggiata, non è detto che l'avrebbe vinta, quindi il problema se si riuscisse a risolvere, visto e considerato che la Regina l'ultima volta che è arrivata qui all'Adriatico aveva vinto 2-0, è un po' la bestia nera del Pescara. Il problema però sarebbe quello cer di cercare di in qualche modo risolverlo. Di Marzio voleva intervenire, voleva dire Io qualcosa? No. sono stato tirato in ballo come giornalista, insomma, con l'articolo che abbiamo scritto. Mi fa piacere sentire, insomma, le dichiarazioni molto, molto più soft dei dirigenti del Pescara. Vi assicuro che ero in sala stampa dopo la partita, che le dichiarazioni erano abbastanza pesanti rispetto a quello che poi è stato detto anche dal direttore Lucchesi, che con grande signorilità, insomma, ha detto che non c'è nessun problema. Però io vi assicuro che non è stato così. Dopo la partita i toni erano abbastanza accesi in sala stampa sulla questione del campo. Cioè, mi sorprende anche sentire dal sindaco, ma non ci mancherebbe, io non ho nulla contro il sindaco di Pescara, però sentire una società che dice noi paghiamo l'affitto dello stadio e non possiamo usufruire dello stadio quando piove, credo che sia anche un'accusa abbastanza grave. E la società ha detto a chiare note che non spetta a noi comprare questi teloni. Quindi l'oggetto del contendere, signor sindaco, questi teloni, chi toccherà? Cioè, anche ai tanti tifosi che ci guardano, cerchiamo anche di far capire, la Pescara Calcio deve comprare i teloni o Guardi, il Comune di Pescara dobbiamo deve... cercare intanto di capire se effettivamente questi teloni, ripeto, io, avete mai sentito parlare di teloni allo Beh, stadio? io ero a Frosinone Pescara, no, durante il diluvio e cioè, c'erano a Pescara ogni tanto ragazzo, lui si tira fuori il coniglietto dal cilindro e esce detto, fuori il non telone. al nord, io sono giocato al nord, i miei teloni ce l'hanno tutte no, le in sere. Ma Pescara non ce l'ha mai parlato, realtà diciamo. ci sarebbe una regola che le società di Serie B e di Serie A devono dotarsi di queste Posso? misure preventive, È un regolamento fermo restando di Lega, se non che però dipende anche regolamento dal... della Lega 30 dicembre 2010, se le società sportive che non si adeguano a questi regolamenti, ovvero di dotarsi di mezzi a spiracqua o di teloni, possono incorrere in una multa di 10.000 euro. Quindi Sì, sono però regolamenti, non è che c'è un siamo... accessorio a questo, cioè ci sono delle eccezioni per quelle città che hanno un clima
notoriamente mite e quindi non sono soggette a questi rovesci. Adesso è chiaro quello che diceva il sindaco, c'è stata una certa eccezionalità nelle piogge di quest'anno, la pioggia come io non ricordo, però io, questo non significa che non dobbiamo, però io guarda la cosa migliore, i teloni potrebbero essere utilizzati anche per la neve probabilmente, o no? Anche per ma comunque i teloni hanno bisogno i teloni hanno bisogno anche dei macchinari che li spostano, cioè, perché non è che quando piove e ci stanno 20 cm d'acqua sopra li puoi tirare. Ma scusate, a parte i questo, teloni però, hanno una copertura, come c'è quel bel, non dico qual è lo sponsor, c'è quel bel telone a forma di cerchio che campeggia sotto la tribuna. Non si può pensare ad un telone che sia sponsorizzato ed evitare di gravare sui bilanci delle casse comunali e magari 20-25 mila euro riusciamo a dare magari qualche contributo. Io non voglio fare demagogia, ma magari riusciamo a dare anche qualche contributo a qualche famiglia che magari è in difficoltà. Sapete quanto spende il Comune di Pescara? Oltre 10 milioni di euro per il sociale, cioè per famiglie in condizioni di bisogno. Io sinceramente, se troviamo una soluzione alternativa e questi 20-25 mila euro riusciamo a non gravarli sulla collettività, uscire, io credo che possa essere una buona soluzione. Ma assolutamente io penso sì, che il problema non sarà quello di 25. Sì. Però una cosa la voglio dire, anche se forse non è bello, però mi viene da dirla. Questa ristrutturazione dello stadio qualche lacuna la presenta. Io ti dico che salendo a piedi i gradoni, i passamani delle ringhiere sono tutti pieni di ruggine. Ho la sensazione che siano stati verniciati con sopra la ruggine. Questo che cos'è? Ovviamente è un atteggiamento simbolico di questo tipo di ristrutturazione che forse non è stata fatta proprio a regola d'arte, come si suol dire. Anche il discorso del campo. Il campo non ha mai avuto problemi di acqua in 50 anni che... Ragazzi, che io quando è finita la ristrutturazione dello stadio non ero nemmeno candidato sindaco. Mi assumo tutte le responsabilità che riguardano il mio mandato, sì, però sì, ci mancherà. Che mi debba assumere quella degli altri, io precisiamolo, perché ripeto assolutamente, il tiro al piccione non si può fare. Sappiamo benissimo che fermo restando, Giancarlo, scusa se ti interrompo, che oggi noi abbiamo uno degli impianti in Italia e comunque in Serie B che molti ci invidiano, perché le condizioni degli stadi italiani sono tra le peggiori d'Europa e con tutte le lacune che possono esserci di carattere strutturale, il nostro stadio è stato scelto per fare la Team Cup, il nostro stadio è stato scelto per fare manifestazioni di primo livello. Ci sono delle cose da migliorare, per esempio a partire dall'impianto di illuminazione, c'è un'altra vera lacuna. Ma anche dall'impianto audio, però io mi vorrei soffermare sul discorso del campo, perché se il fondo non è stato rifatto, è chiaro che prima il campo trainava perché era in pendenza esagerata, addirittura si è parlato di 50 cm da una porta all'altra. Però nel momento in cui si viene a rifare il manto erboso, bisogna anche pensare che forse il fondo andava in un certo senso ritoccato, considerato anche che erano passati tanti anni. Il fondo adesso non drena, credo, sindaco, vero? Il fondo è lo stesso che c'era prima. Lo so, però nel momento in cui rifai lo stadio, voglio solo precisare una cosa, dicendo che all'epoca ero forse o appena candidato sindaco, o addirittura non ero candidato sindaco. Guardate che a un certo punto, per i ritardi che ci sono normalmente nella realizzazione delle opere pubbliche in Italia, il countdown dei giochi del Mediterraneo era iniziato e stava anche per terminare. Iniziavano i giochi del Mediterraneo, noi avevamo fatto anche dei sopralluoghi, allora era l'opposizione, e c'erano grandi preoccupazioni sulla ultimazione dei lavori di ristrutturazione dello stadio, che era quello che avrebbe dovuto ospitare e poi ha ospitato la cerimonia di inaugurazione di quello che comunque per la nostra città è stato un grandissimo evento. È chiaro che poi i tempi tecnici riconoscono più gli amministratori che noi. Comunque il problema è semplici osservatori, però è chiaro, io ricordo che questo stadio, la tribuna adriatica, i famosi listini sono rimasti chiusi per un anno prima che iniziassero i lavori, che il Pescara ha giocato un anno in trasferta, quindi non è che i tempi sono stati così ridotti. Però non c'era il sindaco Alboni. No, ma che io non mi sto riferendo al sindaco. Il sindaco per me non è... I sindaci sono qui per risolvere i problemi. Io adesso mi devo far carico dei problemi attuali. Certo, immaginare di rifare il manto erboso, di rifare il campo oggi è improponibile, anche perché è stato rifatto adesso.
però... certamente possiamo adottare dei correttivi, migliorarlo, perché comunque qualche sistema di miglioramento del drenaggio in generale, i teloni con il sistema che vi ho detto, quello di studiare delle sponsorizzazioni e cercare di evitare di gravare sulle casse del comune di Pescara. Ripeto, fermo restando che se io affitto una casa a Bruno Pace e Bruno Pace si vuole mettere le tende da sole, secondo me se le deve mettere lui. Io non credo che nella convenzione tra Pescara Calcio e Comune di Pescara ci sia la disciplina addirittura dell'aspetto telone. No, però non ho mai pensato a il discorso estetico. Questo invece le dovresti paragonare alle finestre, perché nel momento in cui piove non puoi giocare, è un problema serio. Beh, che non dipende da questa amministrazione, questo va bene, però è il fatto che Roberta non ha il coraggio di bloccarmi, ma io vi blocco. Esattamente, concedetemi questo assist, insomma, per sdrammatizzare, senza teloni, ombrelli alla mano, amici, quindi dobbiamo fermarci.